questo episodio è strano perché non doveva forse esistere, è una roba random, ma oggi sono stato a girare un video per il secondo canale a Six Flags, poi vedrete di là, e ora sono con Matt here and siamo al American Dream Mall, che è il centro commerciale più grande al mondo. It's the biggest in the world? Biggest, in America? Because there's Dubai, right? Yeah, there's probably Dubai. They're bigger. E adesso andiamo semplicemente a esplorarlo. Qua all'interno c'è un parco divertimenti, quindi magari vado a fare un altro video per il secondo canale. C'è il Nickelodeon Theme Park. E quindi niente, mi sono detto, questa cosa devo vloggarla perché è gigantesco. Ci hanno messo tipo 15 anni a costruirlo e ha aperto un anno fa. E laggiù si intravede New York City, quindi non lo so, andiamo a esplorare. Oh, look at this. Oh my gosh. Mascherina non obbligatoria all'interno. E come vedete c'è il Nickelodeon Universe e il DreamWorks Waterpark qua all'interno. Prima di cominciare un video per il secondo canale, facciamo un'esplorazione del centro commerciale. Qua c'è questo lampadario gigantesco. Cioè, ma che cavolo è? Andiamo da questo lato. We also have to find like something to get lunch. Yeah. Pazzesco quanto sia grosso però. 3 floors. Ed è immenso proprio anche in lunghezza. That's crazy, right? Mi stava facendo notare Matt che in New Jersey la domenica chiudono quasi tutto. E in effetti anche in questo centro commerciale gigante è tutto chiuso. Ma è domenica. Domenica da noi è assurdo che chiudano di domenica un centro commerciale. Ma è tutto quanto chiuso. Ok, abbiamo trovato una mappa, così ora vi faccio vedere un pochino di cose. Noi siamo qua e siamo entrati da là sotto. We have to remember where we parked too. Ok, good. Comunque, noi siamo in questa zona qua, che è la parte rossa, e siamo arrivati dalla parte verde. Ora, qua c'è la parte dei due parchi Nickelodeon, quello acquatico e quello normale. Qua è tutta la zona negozi. Qua credo ci sia la parte di cibo, dove adesso andiamo. Quello era il parco Nickelodeon. Ecco qua. C'è anche un Sea Life e un Legoland, un mini Legoland, interessante. Angry Birds mini golf. E poi c'è il water park e Nickelodeon. Ah, e qua puoi sciare a New York. Puoi andare a sciare a New York, cioè... E ogni tanto ci sono queste piazze gigantesche. Qua c'è il Coca-Cola Eats che è qua sopra, dove puoi mangiare. Niente, continua e si espande e si allarga. Ok, qui abbiamo del ramen, Illy Caffè, Taco Bell, Latin Grill, Grissini Pizza. C'è veramente di tutto anche a livello cibo. Possiamo prendere un paninazzo qua che è tipo Subway, oppure due slice di pizza. Forse io prenderò un paio di slice di pizza. Pizzettine e poi continuiamo il giro. Ho preso anche questa che è tipo genovese, si chiama così, perché al pesto, vediamo. Ok, non buona come la peperoni, ma... non era male. Ora continuiamo a esplorare il posto, facciamo un girettino. Questo è Best Buy, è la stessa alla fine la catena che c'è in Chuck, non so se vi ricordate la serie TV, quella della spia, nerd, però la chiamano Buy More, però il concetto è lo stesso e prende ispirazione da questo posto, questo store tech, che è un po' il nostro uni euro alla fine. Ora scendiamo giù e andiamo a vedere sia la pista da sci che i parchi divertimento, giusto per farvi vedere dove sono. E comunque ci sono tantissime persone, nonostante alla fine i negozi siano comunque tutti chiusi. Quindi o vengono per i parchi divertimento, oppure per mangiare, o per farsi un girettino e chiacchierare. Beh, sicuramente stai più al caldo, però ci sono talmente tante cose da fare a New York che, non so, mi fa strano. Nelle mie zone andavamo nei centri commerciali quando volevamo uscire d'inverno perché non c'era letteralmente nient'altro. Ma qua... qua c'è tipo un giardino interno natalizio gigante con le fontane e di tutto e di più. Cioè, ma che wow! Ma che roba è sta cosa? Assurdo! Poi andate in giro per il centro commerciale su sti cosi, che sono un po' ovunque, li ho già visti in mille centri commerciali, ma ci sono anche qua, se ve lo stavate chiedendo. Oh, un negozio aperto. Qua c'è decisamente più gente e c'è un'altra piazza. E poi ci sono un po' di altri ristoranti e posti vari, tra cui il Sea Life Mini Edition e il Legoland di fianco, ovviamente, perché sono tutti parte di Lego ormai, come Gardaland. Facciamo un giretto nel Legoland. Diagon Alley, la casa di Hagrid. Ci sono anche portachiavi a forma di Lego. Qua ti puoi costruire il tuo personaggio. E poi per il resto, vabbè, è un classico Lego store. Bella, la Statua della Libertà con Lego Architecture. Un Lego di New York mi piacerebbe averlo. Il mini Disneyland, castello di Frozen. Ok, e poi continuiamo con appunto il Sea Life, che ti porta al piano di sopra, dove ci sono gli acquari, evidentemente. Qua c'è un negozio, vabbè, di T-Mobile. Qua c'è una specie di mini golf al buio. E anche il labirinto.
Interessante, interessante. Quindi vieni qua non solo per i negozi, ma proprio anche per le attrazioni. Per quello c'è comunque gente. Di robe da fare ce ne sono costantemente. Ti costruiscono in 3D e poi c'è la tua statuetta laggiù e ti stampano in 3D. Fico. Ok, proseguiamo, andiamo fino al Nickelodeon. Qua abbiamo il mini golf di Angry Birds, che vabbè, carina come idea, molto carina. Da qua si fa la coda e poi si entra e lo si esplora. Qua c'è lo store di Angry Birds, un punto foto. E questo è l'ingresso del Nickelodeon Universe. Puoi comprare anche i biglietti tramite il QR code se non vuoi fare la coda. E costa 69 euro a persona dai 10 anni in su, oppure se entri tra le 6 e le 8, quindi le ultime ore di chiusura, paghi 39 oppure 45 nei giorni di alto picco, quindi dove ci sono un sacco di persone. Parecchio caro. Fatemi sapere se vi può interessare un video sull'altro canale, che nel caso faccio un salto e ve lo porto, tanto è molto vicino a casa. E da qua lo si può osservare in parte. Picchissimo però. Guardate quante sono. Sono solo coaster praticamente. Interessante, interessante. Tutto indoor ovviamente. E c'è anche un parco acquatico di DreamWorks. E anche qua stesso concetto, sì, purtroppo si intravede solo da qua, perché ovviamente all'interno devono mantenere una temperatura molto più elevata, perché la gente sta in costume. Ma si intravede un po' all'interno e sembra essere anche ben tematizzato. Questo è uno scivolo che va su e giù. Ci sono troppe cose da fare a New York e poco tempo. It's sugar. Ok. Pazzesco. Ovviamente interessano molto i bambini che provano a mangiarseli. E sono tutte robe di zucchero, sugar fish. E puoi venire qua a prenderti le sfuse con i sacchetti e sfondarti di roba zuccherosa. Mamma mia. Liquirizi di tutti i tipi. Cioccolato. Reese's. Direi che questo posto è proprio l'emblema del consumismo americano. Ah, due piani tra l'altro. Intendo proprio tutto il centro commerciale. È proprio l'emblema del consumismo americano. Talmente tanta roba che non sai onestamente dove guardare, dove girarti. Bello. E quando pensi che le sorprese siano finite, ti giri e compare una pista di pattinaggio gigantesca, tra l'altro. E fuori si vede la ruota panoramica che gira all'esterno. Perché di nuovo, why not? Cioccolato svizzero di tutti i tipi. Credo di averlo provato, me l'avevano portato una volta proprio dalla Svizzera. Era super buono. E ora torniamo verso la macchina, che è qua sotto. Devo dire, piuttosto affascinante come centro commerciale. Di sicuro non ho mai visto nulla di così gigantesco. Sono sicuro ce ne siano più grossi in giro per il mondo, ma già così. E ora si ritorna a New York City. C'è anche ovviamente la pista da sci, che voglio dire, di nuovo, perché no? 33.000 posti auto hanno qua. E qua fuori fa più fresco che là dentro, decisamente. We had a full day, I think. Oh yeah. Ed è vicino al MetLife Stadium, che era da dietro. Eccolo. Questa è la pista da sci dall'esterno. Per arrivare fino in città sono solo 9 miglia alla fine, ma 45 minuti. C'è un sacco di traffico proprio per entrare in città, anche perché c'è appena stato una partita proprio lì, football, e quindi se vi godete anche un po' di traffico americano. A parte il cielo che è bellissimo, ma guardate che roba. Wow. Ecco che si avvicina la città. That's my favorite part of the skyline. Eccola, downtown. Arriviamo a casa. Thank you so much. It's been a great day. Ciao, Matt. Stupide scale.